Buongiorno squadra, ben ritrovati nel mio canale. Bentornati signori nel quinto episodio del Let's Play di Until Dawn Remake. Siamo in una situazione molto calda signori e non siamo più al capanno, purtroppo. Purtroppo non siamo riusciti a consumare, ragazzi, perché è successa una cosa bruttissima. È andato subito a recuperare lo scorso episodio, ragazzi. Ma che serie, signori! Io mi sto divertendo un sacco. Non ho la minima idea di feedback, ma avendo visto Silent Hill, sono sicuro, ragazzi, che sono super positivi. Io, al solito, vi esorto a lasciare un mi piace, un commento, signori, e andiamo subito a partiamo subito col quinto episodio. Signori, oggi è lunedì. Non so se ci sarà l'episodio di 18. Attenzione, perché c'è il weekend in mezzo. Ma spero di sì. Andiamo. Capitolo 4. Lealtà. Mancano 7 ore all'alba. Oh, cazzo! Oh, cazzo, cazzo! Jessica! Mamma mia, povera Jessica. Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Jess! Jess! Segui le impronte. Segui le... Prova la scorciatoia. Sì, 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 sì. Andiamo per la scorciatoia, vai. Occhio, è quick time. Vogliamo rendere più caldo questo episodio. Via. Jessica! Mamma mia! Jessica! Jessica! Porca Eva! Gesù, cazzo, cazzo! Cazzo! Jess! No! Ma mira la destra! Salta giù. Troia! Cazzo, 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 cazzo! Siamo dei matti noi, ragazzi! Siamo dei matti! Dobbiamo salvarla, signori! Dobbiamo salvarla! Merda! Ma sono fatti bene sti quick time, raga, sono difficili, eh! Cammina sul ciglio. Wow, no, qua abbiamo cammina sul ciglio, raga. Come aggiornamento di stato. Però magari cascava quella roba lì, raga. Non era molto stabile. Oh, finalmente un po' d'azione, boys. Con questi quick time impazzisco. Che se ne sbagli uno può anche morire, tipo. Segui il sentiero, vai. Non casco giù, raga. È troppo alto. Cazzo, l'elevation, raga. L'ascensore, abbiamo visto la predizione. Ma corri! Ma non è reale, ragazzi, che non corra Jessica! Giù. Dove cazzo era? Ah, se il totem della predizione. Mannaggia miseria. Era qua, raga. Era qui. Qua. No. Oddio. Totem fortuna. In tutto questo, Jessica, ragazzi, ha bisogno d'aiuto comunque. Facciamo. Corri, Chris, ma ti muovi? Si chiama Chris, raga. No, è con la M. Mike, corri. Jessica! Aiutami!
Jess! No. No! No! Oh, Dio! No, Jessica! Oddio! È viva! Jess! Jess! Stai bene! Aiuto! No! Jessica! Mica l'ho preso in faccia, raga, oh! Raga, non può essere morta, Jessica. Ha fatto un bel volo, eh. Veloce, veloce, veloce. Madonna santa, raga! Ma no! Ok. Aggrappati. Ok. Cristo, dai! Dai, vieni da papà! Aggrappati. E salta. A te devo dire. Mamma mia, raga! Gesù! Oh, cazzo! Non ho sparato. Andiamo, forza, ferro vecchio. Cristo, devo farcela. Raga, follia. Follia, raga, non ho sbagliato nessun quick time. Questo stava a morire, eh. Mamma mia, Jessica. Dovevamo fare solo un po' di sesso. Mamma mia, Jessica. Prima la sicurezza. È il nostro motto. Tutti cose di sicurezza, certo. E gli uomini si ammalano. Poi se volete leggerlo, ragazzi, leggetevelo. Mettete in pausa il video. Scusate, boys. Io... È vero, è bello a volte leggere, però... Mi toglie proprio dall'atmosfera, capito? È una roba mia, personale. Un totem. Ti prego, fammi vedere Jessica viva. Non può essere viva, raga. Mi è caduta dall'ascensore. Può essere viva. È Jessica! È lei! Sono le sue manine, l'ho riconosciute. Ma è Samala, Chris! Matt! Mike! Raga, non mi ricordo i nomi. Ma che stiamo a scherzare? Thank you.
posto è quello? No, raga, mi ha spezzato la tensione. Ma che cosa? Ah, qua c'è il pazzo. Oh no. Ashley! Look at me. Ok. Ash. Ash. Oh. Va bene. Non va bene per niente. Il portafoglio di Ash. Ok. Ok. Ma che cazzo? Merda, raga. Raga, ma è sangue. Oh, cazzo, no. Ma che doppiaggio è, bro? Ma che cazzo? Ma può essere sangue di Jessica? Tu fai... Jessica l'ho chiamata, veramente, raga. Ashley. Queste erano le scale che aveva fatto Beth. Per Anna. Le loro due me le ricordo. Ashley! Oh, ma gli fa schifo stare in casa sta gente, eh? Però il capano vuole prendere la borsa. C'è qualcuno, Ashley? Okay. Oddio, pensavo fosse tipo un mostro che mi... Ma che... Va bene, ragazzi, non fate gli idioti. Oh, merda. Testa di porco. Amujin. Minchia, raga, che tensione. Ash. 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 Mamma mia, i miei corvi, raga, che brutti. Mi danno proprio ansia. Quello, raga, non penso fossi io, cioè lui. A me sembrava il vestito del killer, cioè di quello mascherato. Questo capanno. Ma il capanno. Ash. È comunque un sacco immersivo, raga. Ashley! Naggia Marosca! Chris! Ash, sono qui! Dove sei? Sono... non lo so! Stai bene? Chris! Ci sei? Salve! E grazie a tutti di essere qui! Oddio, Josh, svegliati! Questa notte... Cosa... faremo dove un piccolo siamo? Esperimento. Una specie di test. Cosa diavolo succede? Per questo esperimento non lo so. Ci servirà la collaborazione delle nostre due cavie, Joshua e Ashley. Gloria, oh mio Dio! Ma ci servirà un altro volontario che dovrà scegliere quale cavia vivrà e quale cavia morirà. Oh mio Dio, 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 Chris! Oh, non puoi farlo! Di qui. Lasciami andare, maledetto! Su, calmatevi tutti!
è molto semplice. Christopher, troverai una leva proprio davanti a te. Quello che dovrai fare è scegliere chi vuoi salvare. Merda! Merda, no! Ok. Andrà tutto bene. Amico, bello. Vediamo di ragionarci un attimo. Chris, non puoi lasciarmi morire! Dammi solo un secondo, io non riesco a pensare. Ti salverò, Ashley. Ashley, giuro che ti salverò, non ti lascerò morire. Mi dispiace, Josh. Raggiungi le tue sorelle. Questa è una pazzia, è folle, non può essere vero. Chris, dimmi che non sta succedendo davvero. Oddio. Io non so cosa fare. Ma scusa, bello, ne vi... Hai scelto di salvare Ashley. No, Chris! No, 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 no. Scusa, scusa. Mi dispiace. Oh, mio Dio, che cosa ho fatto? Fermati, non puoi farlo, per favore. Non guardare, Ashley, non guardare. Perché non devo guardare, Chris? Dimmi che sta bene, ti prego. Sto arrivando, Ash. Adesso ti faccio scendere. Shh, ora basta. Dai, su, dai, ti faccio scendere. No. Forza, dobbiamo andare via. No. Shh, no. Questo dobbiamo andare, ok? Sì. Chris! Ashley! Sangue. Di chi è quel sangue? Stai bene. Chris, cosa è successo? Josh. Josh cosa, amico? È morto. Aspetta, è cosa? Davanti a noi. Ma c'è, di cosa stai parlando? C'è un pazzo. Un pazzo? Oh mio Dio, dobbiamo andarcene da qui. Non riesco a capire cos'è c'era successo. C'era un pazzo. C'era una sedia. Dovevo scegliere o lui o Ash, io non sapevo cosa fare. Lo ha tagliato a metà, lo ha ridotto a frandelli. Cosa? Oh mio Dio, Chris, cosa? L'ho ucciso. Oh, Chris, l'ho ucciso. È stata colpa mia. No, no, è una pazzia. Dobbiamo chiedere aiuto. Tagliato a metà. Vedrai che ce la capiremo. Non lo so, non lo so. Non lo so. Matt, ci serve aiuto ora. Non lo so. Chris ha ragione. Siamo tutti in pericolo, dobbiamo andarcene. Sì, sì, non c'è altro da fare. Chiameremo i soccorsi. Tu vuoi solo salvare te stessa. No, è che non voglio prendere decisioni che potrebbero costare la vita a tutti. Voi radunate tutti gli altri, io chiederò aiuto. Con Matt, giusto? Ok. Raga, io voglio dirvi una cosa. No, in realtà non ve la voglio dire. Andiamo avanti. Eccoti. La situazione si sta facendo tesa. Gula. La notte ha preso la piega che speravi. No. Capisco. E credi che questa povera gente stia avendo quel che si merita? Non è colpa mia. Cosa vuoi? Sto cercando di aiutarti. Questo tuo gioco. Capisci che non ti fa bene? Che non sta facendo bene a nessuno? E non posso dire che tu stia mostrando tanta lealtà nel modo in cui giochi. Ma in che senso? Ho ucciso un mio amico, è vero? Prima ho messo lealtà. Intendi da
per continuare con questa elaborata autoindulgenza? Sì, continuo. Tu credi davvero che io sia reale? Non esisti. Ah, il cuore del problema si tratta di questo. Riesci ancora a capire la differenza? Ne dubito. Avete visto che ogni volta che c'è qualcuno che muore, eccetera, cambia l'ambiente dell'analista? È un gran personaggio l'analista. Capitolo 5, paure. Mancano 6 ore all'alba. Gesù. Così non va. Non va per niente. Bello lupo. Spettacolo. Sì, dai. La tua Jessica è morta. Sti cazzi, eh? Mica sti 20 minuti hanno cambiato il gioco, eh. Comunque prima volevo dirvi che non ho preso una decisione come se fosse la prima volta. Forse è stata l'unica. Perché purtroppo io mi ricordavo una cosa, però non vi voglio dire. Quindi, nella decisione fra Josh ed Ashley, ho preso una decisione sbagliata in base a quello che io mi ricordavo. E non va bene. Questo mi dispiace, è un peccato, raga. Questo è un po' il difetto di giocare di nuovo ai giochi. Anche se con anni di distanza. Però va bene, raga. Stiamo facendo un'altra storia, una nuova storia e tutto. Va bene così. Probabilmente avremmo rivissuto. Non mi ricordo che avevo salvato nella prima run. Però è difficile che abbia salvato Ashley. Sinceramente. Andiamo a vedere qua che è stato un quarto d'ora la telecamera a fissare sto punto prima. Dai! Va bene. Oh, c'ho svapache qua, se c'è un quick time. Questa fatica. Ma mi sa che quella là è la strada giusta. Vediamo se c'è un totem qui. Qualche indizio, cose. Niente. Ok. Andiamo verso la direzione giusta allora a questo punto. Mamma mia. Aspetta. No, niente, niente totem. Ok. Andiamo. Ne vale la pena, raga, esplorare un attimino di più, perché le predizioni sono importanti. Uff. Finestra è rotta là a destra.
sono caldo, col pollice, se dovesse succedere un quick time. Ma in tutto questo, raga, Sam è nella vasca da bagno. Sta a far bagno Sam, raga. Qui stanno vivendo l'incubo peggio della loro vita. E lei a... a fare il bagnetto. Non fa ridere sta cosa, raga. Gulp. Gulp. Chapel. Porca troia. Wow. Oh, ma cosa? Che cosa, wow? Sì, certo. Cosa è successo qui? È assurdo. Allora, dove possiamo andare? Dobbiamo andare di qua. Questo è il sanatorio. Ma guarda. Il sanatorio di Blackwood Pines, inaugurato nel 22. Ben sano, in corpore sano. Fantastico, siamo al sanatorio. L'avete mai giocato voi il gioco in VR? La storia di Until Dawn? Oh, qualcuno voleva dare un'occhiata qui. Vi spiega tutto di questo gioco, raga. Io lo feci su YouTube, eh. Peccato fosse in VR, perché a me fa sboccare il VR, però... Trenta cartellini della miniera. Guarda qui. E quindi? Merda, guarda qui. Sono cartellini della miniera. Matthew McConaughey. Mike. Raga, ma che problemi ho che non mi ricordo i nomi dei personaggi? Beth e Anna sì. Sam sì. Jessica sì. Macchina fotografica rotta. E che ci faccio? Tipo io biondo, raga, non mi ricordo come si chiama. È lui Chris, eh? Raga, però, cioè, oh, adesso diciamocela tutta. Questo gioco qua fa più paura gli animali che tutto il resto, eh. Intrighi sulla Blackwood Mountain. Intrighi e passioni. Intrighi sulla Blackwood Mountain. Raga, ma che grafica, sono senza parole. Cioè, tra Silent Hill e questo, che grafiche stanno uscendo, raga. 2025 sarà un anno mostruoso per i videogiochi, eh. E noi la vivremo insieme. Uno di quei tizi ha cercato di mordermi, fare un rapporto al dottor Bowen. E poi io a volte non leggo neanche perché la storia me la ricordo, raga. Ok. Però giustamente io, per coloro che non l'hanno mai visto, cerco di non dire nulla. Anche il fatto che la scelta di prima tra Josh e Ashley, provate a dirlo insieme, cioè vi appare la Madonna, Josh e Ashley, c'è una motivazione per la quale ho fatto quello, ma non ve la voglio dire perché sarebbe spoiler. Può essere spoiler. Un macete. Oh, prendilo, eh. Che schifo. In saccoccia. Adesso nel taschino.
successo qui? Oh. Cioè, apro la porta e viene fuori un uccellino bellissimo, però che ti fa il jumpscare. Questo è il gioco, per dirvi. Però so, io a me piacciono, raga. Sono una bella compilation su TikTok. Un totem. Parte una pistola e poi lui che si vuole uccidere. Holy shit. Questa anche la pistola si scarica. Ma lo scopriremo. How many days will they keep us here? Quanti giorni, ci terranno qui? Cosa sarà? Chi? Chi avrebbe? E voglio capire. Ma effettivamente, Mike, ma te, ma che cazzo te ne frega te di sta roba? Ma perché non è tornato a casa? Ho andato a cercare Jessica giù, l'androne dell'ascensore. Risposta immediata, tenendo lontano i giornalisti e altri ficcanaso a ogni costo. Strano, chi non vorrebbe la stampa in questo paradiso. Segni di trauma mentale potenzialmente da contenere. La stampa locale ha affiutato il sangue. Possibile problema uguale fornire ulteriori informazioni. Poi non è un uguale, ma è un passo. Che cazzo è? Telegramma, sì, quindi è passo. Ma c'è qualcuno là? Tira su. Ah no, è uno scheletro. Ah, questo posto migliora di continuo. Eh? Le cagate addosso, eh. Ah no, qua stai andando indietro. Ok, andiamo verso i lupi. Ho sentito un rumore, ma erano i topi. What? Ma guarda un po'. Oh, oh, oh. Gli dava da mangiare questa roba. Merda. Cazzo. Oh, perché? Oh, perché? Incastrato. Sul comò che facevano
dove cazzo devo andare, ok? Non sai come va avanti, quindi non l'hai detta, Matt. Mike, bravo. Che facevano? L'amore con la figlia del dottore? No, che brutta cosa. Come va, bello? Te la passi bene? Anch'io. Comunque lui ha parlato come se non avesse appena perso tre dita. Quindi... Cioè, sul serio? Adesso devo trovare un fottuto cartellino. La run dopo magari io lì non la guardo neanche la mano. Non ci premo proprio sulla mano. Quindi non perdo le dita. Comunque Sarah Smith, parte di intestino e rini sono state apparentemente mangiate dall'aggressore. Questo aiuta a Mike di cosa succede. Insomma, c'è anche questo qui. E no, invece. Etichetta medica d'emergenza. Lacerazioni fatali alla gola. My God. Mamma mia, raga, sto posto è micidiale. Comunque, sembra che non succeda nulla. Avete visto, raga, che hanno... gli stessi autori di Silent Hill 2 hanno fatto uscire un trailer di un loro gioco che sembra Dead Space, bellissimo. Uscirà nel 2025. Sembra per non far mancare nulla 2025, raga. Comunque, fuori di prendermi paura, tra un po' mi si spacca la sedia e mi infilo la nuca dentro la sedia e mi ammazzo. Io non lo faccio apposta, io sono un attore, raga, io non riesco a fingere. Bene, rieccomi qui. Sorriso. Come può sorridere in un momento simile, raga? Bene. Eccomi qui. No. Buono. Ok. Piano, bello. Piano. Piano.
Così, bravo. Ok. Raga, inaspettata sta cosa. Io avrei fatto così anche Irle. Probabilmente. Allora, cosa abbiamo qui? Ah, si mette la sua giacca. Dai che ci arrivi. Dai, dai. E là. Bene. Carica? Boh. Vedremo. Ora abbiamo una pistola, ragazzi. Non abbiamo paura di usarla. E così? È un fumatore. Scatola di sigari. Che comunque che fumi o meno non è che ci possa importare molto, eh. Vista la situazione, eh. Forse questo farà stare buoni i lupi. Vai lupetto, vieni qua che ti do. Ti do l'osso. Ma perché poi devo andare a dar fastidio? Lì che se la stava pollaia. Paura. Vi insegno una cosa che poi non so se effettivamente è vero, ma in base alle mie esperienze, quando volete accarezzare un animale che soprattutto non conoscete, non fatelo mai sopra la testa, perché per loro è un segno di sottomissione. Fatelo da sotto, accarezzate di sotto il muso e poi magari andate sopra la testa. Il mio cane vi avrebbe mangiato, raga. Tipo i pacchi che mangia qualcuno. Fa già ridere così, però. Ma sì, dai. Tanto non ti sente lui. Quanto è la rec? 43 minuti. Amica, raga, mi sono perso. Bellissimo, questo episodio è il più bello fino adesso, eh. Beh, che... è partito adesso il gioco. Può sempre un po' in questi giochini qua far ripartire, eh. Però quando partono, raga, poi questo è bellissimo. Cioè, 10-0... The casting of Frank Stone. Gli uomini del miracolo, il riuscito salvataggio di tutti i 12 minatori rimasti intrappolati durante il disastro del 5 gennaio del 52. Sembrano più degli anni 20 che del 52 quelli, eh. Questa è una foto molto del 52 quella. Ok, scendiamo. E comunque un gioco let's play è bello. Lo valuto molto bello quando veramente, raga, quanti tagli ho fatto in questo video? Zero. Forse. Mente. Su Silent Hill ad esempio ho iniziato a tagliare un po' verso la fine perché era molto gameplay. Basta, non portava niente. Qua invece è... Minchia, è un film, raga, veramente. Bellissimo. Ok. Andiamo avanti. Valk. Ovviamente chiusa. E spara, no? Ok. Oh oh. Sì.
diciamo che è andata un po' così. Questo video, questo episodio finisce qua. È stato bellissimo, raga. Cioè, davvero molto, molto bello. Noi altri probabilmente ci vediamo questa sera alle 18, ma non sono sicuro al 100%, ragazzi, perché oggi è venerdì, quindi io non so se effettivamente questo weekend riesco a registrare. Spero di sì. Probabilmente sì, anche perché bimbo è a casa che ha la febbre, quindi non penso che faremo qualcosa sto weekend. Quindi ne approfitterò. Vedo come sempre a lasciare un mi piace e un commento. Grazie mille a tutti per il supporto in anticipo, ragazzi. Avete sentito, venerdì esce domani il primo episodio, vedremo. Vi voglio bene, vi mando un abbraccione, un salutone e ci vediamo questa sera o domani. Seguitemi su Instagram per aggiornamenti. Bella raga.